Hanno preso l'abitudine le nostre campionesse a stare qui al centro per giocarsi questa catena importantissima con 128.000 euro. Complimenti, potete indossare le nostre cuffie e dirmi se mi sentite. Carola, mi senti bene? Marianna, mi senti? Maria Sole, mi senti? Allora, amici da casa, giocate con noi, mi raccomando, perché è arrivato il momento della nostra ultima catena. Cominciamo da te, Carola, lo sapete, avete due jolly, whisky di indice. Carola. Dito. Un dito di whisky sarebbe un goccetto di whisky e l'indice è un dito della mano. Bene, mi fa piacere. Un dito di whisky. Mariana, siamo da te. Indice. L, lettura. Marianna. Gioco il jolly. Ti giochi il jolly, aggiungiamo libro. Ok. Avevo lista, non lo so. Libro. Libro. L'indice del libro. E un libro, una lettura. Siamo da Maria Sole ancora con un jolly. Lettura a passata. Maria Sole. Jolly. Giochi il jolly, noi aggiungiamo una lettera. AC fra lettura e passata. Io so A. Acqua. Acqua. Non può essere, però. Maria Sole. Acqua. Acqua. Voi non pagate col contatore una lettura dell'acqua? Ed è acqua passata. Una faccenda a cui non pensiamo più. Finiti i jolly e torniamo da Carola con 128.000 euro. Passata. S lunga. Carola. Strada. Strada. No. Una lunga strada, ma no. Aggiungiamo una lettera, ST fra passata e lunga. Marianna. Stagione. Una stagione, una lunga stagione. No. È una storia, no? È passata la storia, è una lunga storia. Siamo da Maria Sole, lunga, L, scritta. Maria Sole. Dico linea, ma no, non ce l'ho. È un errore. Dobbiamo dimezzare e passare a Carola aggiungendo una I, L-I fra lunga e scritta. Carola. Lingua. Lingua. Avere la lingua lunga quando uno parla molto e la lingua scritta. Sì, bene, è quella la parola che stavamo cercando.
Proviamo a chiuderla questa catena, Marianna. Cosa lega scritta e tubo con N? Marianna. No, non mi viene niente. Dobbiamo considerarlo un errore e dare la possibilità a Maria Sole di chiuderla tra scritta e tubo, la N e la E. Neon. Una scritta al neon e tubo al neon. È quella. Il neon è un tubo dove passa questo gas. Ebbene, ci siamo, perché 8.000 euro è il valore della nostra ultima parola. Tubo, e queste sono le lettere. P, I, O finale, terzo elemento, a voi. Allora, tubo di scarico. Ok, oppure, oppure non hai capito un tubo. Ok, quindi per dire... P fermo. Non lo so. No, pianto, P pieno, tubo pieno, il tubo del dentifricio, quello è il tubetto, non va bene. Quello tubetto, tubo P... Il tubo, la tubatura, quindi l'acqua, sì, idraulico. Idraulico, sì. P pieno, P... P... Aspetta, non lo so. Pittura? Io? No. No. Secondo me il tubo potrebbe essere anche un modo di dire. Oppure tubare il verbo. Come ha detto Maria Sole, che non si capisce niente. A me viene però... solo, però viene solo piffero. No, piffero non penso che... Tubo, però perché è anche uno strumento. Perché piffero? Non capisci un tubo, non capisci un piffero. Magari è uno strumento musicale. A me piace piffero. Ok, teniamo. Però teniamolo pianto da parte. Pianto non può essere. Piantato... Tubo piantato? Piantato in asso, per irrigazione, il tubo dell'irrigazione del... Piantato nel suolo, dell'orto. Sottoterra, piantato. Pieno, piaciuto, Pinocchio, no, Pinocchio non penso. A me piace piffero. Pianto, piumato. Piombo. È il momento, Marianna, mi date la parola o comprate il terzo elemento? No, compriamo il terzo elemento. Comprate il terzo elemento. E questo è il nostro terzo elemento. Piffero. Piffero, uno strumento affiato. È piffero. Perché l'altra era piombo, però... Piombo non c'entra. Piombo non c'entra. Categorica. Piano. Piffero. Pianto. Andiamo con piffero. Sì. Piuma non può essere. Piumato. Piumino non può essere. Fiato. No, non è piffero. No. È piffero, per forza. Fiato pi... pieno non è, neanche io. Pianto, pieno, piega. È il momento, Marianna, mi date la parola? Piffero. Piffero, toglietevi le cuffie. È stata la prima cosa che avete detto pur soprassedendo alla parola, ma Maria Sole, come ieri, convinta di una parola, quella è, e lei non si muove da lì. Perché piffero, Marianna? Non lo so, mi è venuto piffero come modo di dire, diciamo, non capisci un tubo, non capisci un piffero magari, sì, e non lo so. E è comunque uno strumento a fiato e altro non ci c'è veniva. Altro, dici? Sicura che non c'è altro? Sicuramente eh? Ci sarà, però al momento non sappiamo se vanno, se allora, legano. Vediamolo insieme e scopriamo che altro modo di dire ci potrebbe essere. Perché la parola di questa sera è... È quella e basta. Bene, piano piano, formichine, stiamo proprio guadagnando abbastanza.